in compagnia di Simone Domenico Antonio, autore dell'assist del pareggio della gara di Notaresco. Cosa è mancato secondo te per portare a casa i 3 punti mercoledì? Ma a dire la verità abbiamo fatto una bella partita perché finalmente fuori casa siamo riusciti a lottare su tutti i palloni. Secondo me se segnavamo il rigore forse portavamo 3 punti a casa. Però l'importante è stato l'atteggiamento della Adesso squadra. ci sono diverse partite in pochi giorni. Che gara sarà quella di Montegiorgio? Sicuramente sarà una gara tosta, difficile, dobbiamo lottare su tutti i palloni perché le trasferte su campi così dove lo stadio non è come il nostro è difficile, quindi dobbiamo lottare su tutti i palloni, c'è poco da fare. Una Samp che fuori casa non ha ancora vinto, tu hai già giocato in Serie D vincendo anche un campionato a Campobasso. Secondo te, qual è la ricetta per dare continuità al risultato anche fuori dalle mura amiche? Sicuramente il gruppo è la cosa più importante, stare bene tra di noi, aiutarci, quello è l'importante, poi i risultati vengono. Facciamo un bilancio di questi primi mesi in rosso-blu. Ma dal mio punto di vista secondo me non troppo positivi perché i gol non sono arrivati, però a livello societario e tutto non ci fanno mancare nulla. E spero solo che arrivi il prima possibile il gol, anche perché così riuscirò a andare sempre meglio. Un gol in realtà era arrivato, ma poi ti ha fermato il guardialine domenica scorsa. Eh sì, non so per quale motivo, perché in Serie D è difficile annullare un gol del genere, però è successo, mi rimbocco le maniche e spero di farlo già domenica.